volerò sulle ali del mondo, nel cielo infinito volerò, resterò per sempre bambino, e questo è il destino. È inutile, credo che stasera non verrà. Siete ancora in piedi? Coraggio, è tardi. Domani avete la scuola. A letto? Sì, mamma. Notte. Sono distrutto, non vedo l'ora di dormire. Non dimenticate di lavarvi. Buonanotte e sogni d'oro, bambini. Oh no, ci risiamo. Siete sicuri di voler dormire? Potremmo giocare ancora un po'. Io non ho sonno. Davvero? Ma se stai dormendo in piedi? Su, fila a letto. No, ti ho detto che non ho sonno. E poi secondo me dormiamo troppo. Dormire è una perdita di tempo. La verità invece è un'altra. Tu hai paura di andare a letto. Cosa? Ma sei diventato matto? Io ho paura. Figuriamoci. Da qualche giorno ha degli incubi, fa così. No, orrendo mostro, vattene via! Non voglio che mi divori! Esci dalla mia stanza, ti supplico! Basta così! Michael, capita a tutti di fare dei brutti sogni. Vuoi parlarne? Mm-hmm. Ecco, il fatto è... Peter! Trilli! Buonasera a tutti! Ciao! Peter, sei in ritardo stasera. I ragazzi sono stanchi, stavano andando a letto. Che è successo? Ecco, i bambini sperduti si sono volatilizzati. Cosa? Volatilizzati? In che senso? Nel senso che sono scomparsi. Ho perso i bambini sperduti. Scommetto che dietro a tutta questa storia ci sono Uncino e la sua ciurma. Certo, chi altri arriverebbe a tanto? Mi date una mano a ritrovarli? Sì! Stiamo arrivando, bambini sperduti! Pronto per il decallo? L'aveva detto che non voleva dormire. Siamo mirati ad avere un incubo! Ben detto! Vieni piccolo, si parte per un grande viaggio! Niente paura, bambini sperduti! Presto sarai dei bambini ritrovati! Sì, ben detto! Tutti all'isola che non c'è! Seguitemi! Avanti, ragazzi! Da questa parte! Londra da quassù è bellissimo! Magari Uncino non c'entra e sono tornati! Speriamo! Ehi, piccolo, siamo arrivati! Qui non vedo nessuno! Guardiamo dentro l'albero! Bambini, siete qui? Cynthia! Baby! Vi sentite? Se non stanno giocando a nascondino, sono scomparsi sul serio! Beh, se vi siete nascosti non è divertente, ragazzi! No, non c'è nessuno! Spugna, dove sei? Qualcuno mi aiuti, non riesco a vedere niente! È più buio del buio! Ecco perché avevo gli occhi chiusi! Spugna, la candela è finita! Dove sono le altre? Oh, un topo! Ho calpestato un topo! Mai nessuno che metta le trappole su questa nave! Oh, il servizio della mamma! Spugna! Siamo già arrivati! Che succede? Chiula! Ma... tutto a posto, stia calmo! Spugna!
in piedi! Oh, agli ordini! Vai immediatamente a prendere le candele o ti do in pasto ai pesce-cani! Ma non c'è bisogno delle candele, il sole è già alto, guardi! Buongiorno, questo è il fatto che il baule con la scorta delle candele è vuoto! Ed è compito tuo rifornirlo, giusto? Ecco, vede, capitano, come posso spiegare? Non ce ne sono più, ho controllato da Poppa Prua, ma niente! Cosa? Stai forse cercando di dirmi che abbiamo esaurito anche quelle del mio compleanno? Beh, ecco, in effetti è così, capitano, anche quelle... Silenzio! Subirai il supplizio della passerella! La scongiuro, non mi faccia questo, capitano. Troverò delle candele. I bambini adorano giocare col fuoco e i bambini sperduti sono dei bambini, perciò anche a loro piace il fuoco e soprattutto il fuoco delle candele. Dobbiamo trovare il loro nascondiglio. Il problema è convincere la ciurma a rubare delle misere candele che, come lei sa, non sono proprio delle monete d'oro. Diremo loro che nel nascondiglio dei marmocchi c'è un tesoro prezioso. Non potevate bussare, bifolchi? Comunque ne approfitterò per mettervi al corrente di un importante progetto. Stiamo per partire alla ricerca del tesoro di Peter Pan. Un tesoro! Un tesoro! Un tesoro. Esattamente! Non muovetevi! Aspetti, capitano, arrivo! Con permesso! Come mai il grande libro è aperto? L'abisso dei sogni. Siete pronti? Sì! Tutti alla Jolly Roger! Daremo a quei filibustieri la lezione che meritano! Ehi, aspettate! Peter! A più tardi, grande libro! Spero che questa storia finisca presto! Anch'io! E soprattutto spero che i bambini sperduti stiano bene! Adesso lo scopriremo! Ehi, brutta ciurmaglia! Uncino! Venite fuori! Abbiamo un conto in sospeso! Non mi piacciono le foreste. Neanche a me. Preferisco il mare, le onde, la salsedine. Non cominciate, già siamo di cattivo umore. Se vi ci mettete anche voi stiamo freschi. Non ho più l'età per affrontare queste spedizioni. Non ho mai avuto i piedi tanto gonfi. Non ho detto che potevate riposarvi, razza di sbidollati! Volete assaggiare la mia spada? Dobbiamo trovare il più presto quel branco di bocciosi. Una volta acciuffati, gli ruberemo tutta la scorta di candele. E tornerà a dormire come un angioletto. Se metto le mani su uno di loro, si pentirà di essere venuto al mondo. Lo infilzerà con la mia... Dove sono finiti tutti? Forse sono stato troppo cattivo. Capitano, guardi! Che cos'è? Attenzione! Non c'è nessuno. Sembra di stare su uno di quei vascelli fantasma. Già, non c'è l'ombra di un pirata. Venite fuori, brutti furfanti! Fa piano, non farti male! Ma chi li prende oggi? Non mi sfuggirete! Siete dentro l'armadio! No, niente da fare. Tranquillo, Michael. Li troveremo. La scialuppa! Sono sull'isola! Seguitemi! Guardate, delle impronte! Bravo, Michael! Le avranno lasciate i pirati! Non ci resta che seguirle! Riconosco questa puzza! Sono le impronte di Jake Sorrow! Allora sbrighiamoci! Dobbiamo raggiungerli! Michael, aspetta! Non correre così! Prima li troviamo, meglio è! Strano, le impronte finiscono qui. Ehi, Peter, guarda cosa ho trovato. Sembra uno degli amuleti di Jaro. E questo è il vecchio cappello di Dagan. Siamo sulla pista giusta. È questa? La sciabola di Uncino, non se ne separa mai. Cos'è? È Uncino, sta tremando dalla paura. Sa che se lo troviamo gli tiriamo i baffi. A noi due, capitano! Non avere paura, piccolo. Nessun pericolo. Che c'è? Se hai paura, ti conviene non restare indietro. No, no, tranquilla, è tutto a posto. Non c'è motivo di avere paura. Stavo solo ammirando il panorama. Allora perché tremi come una foglia? Mi spieghi che cosa ti succede, per favore? Ecco, è da un po' di tempo che quando sento... John! Vieni, Trilli. Oh, John! No! Evviva! Che forza, questo è un tobogan. Mai visto nessuno sfrecciare così. Evviva! John,
Peter, dove siete? Siamo qui sotto! Incredibile, eh? Sì, dove siamo? Secondo me siamo finiti nell'abisso dei sogni. L'ho visto raffigurato sul grande libro. E questo posto è uguale a... Che cos'è? È solo una porta. Ehi, ma che modi sono? Che vuoi fare? No! John! Sei tu a fare quel rumore! Ridacci il nostro amico! Ah, visto, non mi hai preso! Avanti, offriti! C'è nessuno! Forza, andiamo a cercare John! Non mi sembra una buona idea! Vado io! Peter! Vuole mangiarci! Non sarà certo una stupida porta a farmi paura! Libera mio fratello, ti faccio diventare segatura! L'hai voluto tu! Sei pronto, Michael! 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 Smettila! Dove siamo finiti? Non lo so, ma è magnifico! Hai visto come splende la luna? Non capisco, non era giorno fino a un minuto fa? Sì, ma... Oh, non lo trovi assolutamente romantico essere qui, noi due, soli soletti, al chiar di luna? Sì, molto, ma non siamo soli. Dobbiamo trovare John. Dai, seguimi, non può essere lontano. John! John! Michael? Michael? Perché piangi? Ecco, io non voglio stare qui. Voglio tornare a casa. Ora non è possibile. Non possiamo abbandonare John, Peter e Trilly. Dobbiamo varcare quella porta. No, non ci riusciremo, credimi. Combatto contro di lei tutte le notti e ogni notte torna. Ogni notte. No! Quindi il tuo incubo è quella porta. Dobbiamo sconfiggerla. Non esiste altra soluzione. Pensa, John. Non possiamo lasciarlo là dentro. Oh no, la porta se ne sta andando. Michael! Va bene. Forza. Seguiamola! Ha una risata più spaventosa di quella di un cino. Eccolo, Peter, è lui! John! Ehi, John! Trilly! Sai che sono stata in pensiero per colpa tua? Scusami. Non importa. Dovrei sparire più spesso. Quanta luce fa la tua polvere di stelle? Questo posto è davvero incredibile. Sembra di stare all'interno di un vulcano. Non sono qui! I bambini sperduti! Oh, coraggio, mocciosi! Portateci nel posto dove nascondete il vostro tesoro! Tesoro? Oppure preferite precipitare nel vuoto? Sì, facciamoli precipitare! Ho paura del buio e soffro di vertigini! Quando mi sporgo nel vuoto, mi viene la tentazione di gettarmi di sotto! Portami via di qui! Ma no, non le succederà niente, capitano! Adesso cambiamo la porta e ce ne andiamo! Non rivedrò mai più la mia amata Jolly Roger! Aspetta, Wendy, se ci lasciamo inghiottire dalla porta, poi come facciamo ad uscire? Ecco, ho trovato! La teniamo aperta con questa. Pensi che funzionerà? Riuscirà a bloccarla? Sta tranquillo. Eccola! Arrendetevi, marmocchi! O subirete la punizione del martello di Thor! Ora mi avete stufato! Sarò io a darvi una bella lezione! Baby! Aiuto! Tirami su! Non lasciarmi cadere! Ciao! Arrivo! Il piede! Vieni, Michael! Aspetta! Ehi, tu, porta! Ci siamo stancati delle tue prepotenze! Mi hai sentito? Sei bravo a far paura dei bambini indifesi, ma non a me! Sei sicuro che provocarla sia il modo migliore? Trilly, presto! Va a salvarli! Dopo un volo così, meritate proprio di atterrare dolcemente! Ecco fatto! Grazie mille, Trilly! È stato un piacere, ragazzi!
Dai, su, fatti sotto. Perché non ti avvicini così ti dimostro come si combatte? All'attacco! L'avete voluto voi, Molciosa! Fermo! Non si gioca così, è pericoloso. Non ce la faccio! Coraggio, non abbiamo scelta! John e i nostri amici sono in pericolo! Non potete scappare! Mi senti? Stanno combattendo! Dobbiamo andare ad aiutarli! Dammi la mano! Va bene, andiamo! Prima, blocchiamo la porta! In guardia! Preso! Fermati! Ti hanno mai detto che sei molto divertente? Pugna, voglio un po' di luce! Lo so, ma non vuole saperne di star ferma! Ehi, Dagan! Forza, vieni qui! Hai un bel coraggio a prendermi in giro! Tu hai finito! Se ti acchiappo! Ehi, non ti spiace se ti giro un po' attorno? Posso io, Tanzara? Grazie, che paura! Sì, bravo! Sono qui! Anch'io! Oh no! Ci uscito! Oh, e quanti siamo allora? C'è il capitano, c'è Spugna... Basta così! Lascia stare mio fratello! Preparati, adesso ti do la lezione che meriti! Il mio stivale! Lo rivuoi indietro, prendilo tu! Oh, stivaluccio! John! Wendy, Michael, che bello rivedervi! Sono così contento! Andiamo, sai che non voglio farti male! Davvero? L'unica cosa che so è che sei un bugiardo! Bellissima Trilli! Se accetterai di rischiarare le mie tristi notti senza luce, ti coprirò di diamanti! Oh, capitano, io adoro! I diamanti sono i migliori amici di noi fatine! Ma, purtroppo, detesto gli uncini! Peter, la porta sta andando via! Bisogna fermarla! Ehi, tu, aspetta! Di qua! Trilli! Una cascata di polvere di stelle per tutti! Con te devo usare le maniere forti, eh? Ragazzi, sbrigatevi, passate, forza! Su, presto, mancate solo voi! Eccoci! Grazie, Peter! Aspetta, ti supplico, non chiudo la rete! Troppo tardi, mi spiace. Questo me lo paghi, Peter Pan! Dammi il 5. Ah, finalmente siamo di nuovo tutti insieme. Ho superato la prova. Sono riuscito a passare dalla porta. Non è successo niente, hai visto? L'hai battuta. Sì, hai superato questa prova con grande coraggio. Il tuo incubo è svanito. Attenti, più dura della mia. Ci sarà pure un modo per aprirla. Perché non cercate di usare la testa una volta tanto? Uno! Ma no, che avete capito? Che disastro! Ce l'hanno fatto! Sono riuscito ad aprire la porta! Finalmente la luce! È inutile, sono troppo forte! Oh no! E questo cos'è? Resisti, adesso ti salvo io. Questa vecchia porta non mi fa più paura. Guardate come sono bravo. Forza, saliamo. Vai così, Michael, sei grande. Vieni con me. Ehi, non agitarmi in questo modo. Mi spettini tutta. Wendy! Niente paura, ci penso io! Grazie, Peter. È stato un piacere. Un pizzico di polvere di stelle! Grazie, Trilli.
Sono contento di essere a casa. Anch'io. Ti sei divertito anche tu, Michael? Sì. Che cosa ne facciamo della porta? Ci ho riflettuto su e secondo me cigola perché si sente totalmente inutile, mentre invece ha un grande potenziale. Ah, metteteci un po' di impegno! Con un'ultima sfarzana! Non siete altro che un branco di incapaci! Quindi, se ho capito bene, aprendo la porta scopriremo un bellissimo panorama, giusto? Esatto, un panorama davvero splendido. Potremo ammirare le stelle in qualsiasi ora del giorno. Wow, così non dovrete aspettare la notte. Questa porta ti faceva tremare e invece adesso non ti fa più paura. Sì, però secondo me quando ne sentirò cigolare nuovamente una avrò ancora un po' di paura. Ma allora... forse è la porta della vostra camera da letto che ti fa fare quegli incubi. Bene, in questo caso so io come risolvere il problema. Qualche goccia di olio sui cardini della porta e la smetterà di cigolare. Ti ringrazio. Coraggio. Adesso dobbiamo tornare a casa. Pronti per il decollo? Allacciate le cinture, prego. Ciao. Ciao ragazzi. Ci vediamo. Ciao. Ti aspettiamo per aspettare. Sì. E due. Fatto. Evviva! Non cigola più! Finalmente posso dormire sonni tranquilli. Si è addormentato senza neanche chiedermi di leggergli una storia. Beh, se ci tieni puoi leggerla a Trilli. Non ho bisogno delle storie di Wendy, io. Buonanotte, amici. Buonanotte, Peter. Ragazzi. Ciao, Trilli. Ciao, Trilli. Coraggio, Peter. Yee-hoo! Si torna a casa. Dove sei? Spugna? È buio, ho paura. Eccomi, sono qui, capitano. Ecco, è tutto a posto, dorma adesso. Grazie, bambina. Sempre.